Qui c'è un buco che è l'impronta dei denti di Flash. Adesso vi faccio vedere cosa succede se un cane morde il telefono. Questo succede, che il telefono non si accende più. O almeno che lo schermo è morto, però... Cioè, ecco, la retrocompatibilità... Cioè, la retrocompatibilità che... Gli schermo, gli tasti retroilluminati si attivano, fanno il loro lavoro. Prima andavano anche i tasti del volume. E beh, adesso però... Boh, non fa più niente. Ciccia. Luccica i LED di notifica. O LED di prossimità, non so che roba sia. Ciao. Però qua per il resto non fa niente. Ci vedono due linee qua. Prima ho intravisto due linee del display. Qui. Sì, adesso ci andiamo. Ecco, adesso si vede un po' che fa delle linee. No, prima, ecco, le fa ogni tanto. Quando si accendono. Fa due linee qua. Ecco, adesso le ha appena fatte. Vabbè, niente, basta. Flash ha morso questo telefono. Che credo fosse un Samsung A3. Credo. Beh, credo, non ne sono mica sicuro. Te lo sai che marca è questo telefono? Il modello preciso non lo sai. Lo devo sapere io. Forse chi è più là in realtà, forse. Vabbè, forse. Ma glielo chiedere te se sai chi è. Sei stato bravissimo. No, non è che l'ho ucciso, l'hanno ucciso. Ah, l'hanno ucciso pure. Mi sono fatto aiutare dai frate Grigori. Vabbè, questo telefono non fa più niente ed è tutto segnato, tutto distrutto, tutto trasandato come telefono. E lì niente, si vede la circuiteria interna. Poi intanto lì c'è il biondo che chiacchiera. Vabbè, niente, basta, a posto, ci mancherà il telefono.